Nei tempi antichi, la civiltà prosperava sulle rive del Mediterraneo. I popoli chiamavano il vasto mare che si trovava al di là delle colonne d'Ercole e di Gibilterra, Atlantico. Una leggenda dice che in quell'oceano ci fosse una grande isola, Atlantide. Dice anche che Atlantide sprofondò in fondo al mare dopo un grande cataclisma. Ed è laggiù, tra le sue rovine, che si trova la reggia del nemico di Toriton, Poseidone. Toriton è arrivato! Toriton è arrivato! È arrivato nell'oceano Atlantico! Si avvicina alla reggia di Poseidone! Si avvicina! Gelpes. Sei pronto a difendere la reggia? Attacca Toriton prima che lui sia pronto alla battaglia. E ricorda, non permettere al pugnale di Orialcon di avvicinarsi a me. Sì, maestà, non abbiate timore. Io e le mie guardie fermeremo di certo quello sciocco presuntuoso di Toriton. Bravo, Gelpes. Ora va e uccidi Toriton e portagli via quel maledetto pugnale. Sì, maestà. La terza divisione va da est, la sesta si diriga a sud-est, affossatevi e colpite Toriton. Sì, comandante. Uccidete Toriton appena lo vedete. Meduse, pronte a riferirmi i suoi movimenti in ogni momento. Marcus, presto, dove sei? Ave Gelpes. Appena avrete notizie dalle Meduse, andate all'attacco, dimostrate a tutti quello che sapete fare. Certo, Gelpes. Toriton si avvicina. Toriton si avvicina. Toriton si avvicina alla reggia. Non devi preoccuparti, Toriton. Tu e i tuoi amici dirigetevi direttamente alla reggia di Poseidone. Penseremo noi a loro. Va bene. Toriton, lascia che ci pensino gli altri. Se cominci a stancarti adesso, non potrai usare il pugnale di Orialcon quando arriveremo alla reggia. Ma io non posso non dimenticare che sono il tuo vigore e la tua volontà a dare forza al tuo magico pugnale. E poi non sai quante energie dovrai spendere per affrontare e vincere Poseidone. Sì, hai ragione, Luca. Uccideteli tutti! Reggia di Poseidone. Sì, Toriton, anche secondo me dovrebbe essere qua sotto. Toriton è qui. 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 Toriton è qui! Toriton è qui!
non c'è che dire, Toriton, assomigli tutto a tuo padre. Tu, Gelpes, hai conosciuto i miei genitori? Molto bene, anche posso addirittura dire personalmente. Che sai di mio padre? Lui fu l'unico sopravvissuto nell'ultima battaglia con i tritoni. Lo misi alla tortura per fargli confessare dove era nascosto il pugnale di Olialcon. E alla fine del mio interrogatorio lo uccisi con questa spada. Tu l'hai ucciso! Non solo lui, anche tua madre. Ricordo di aver ucciso una donna tritone che ti somigliava. Maledetto! Non fu colpa mia. Sua maestà Poseidone non li avrebbe fatti uccidere se ci avessero rivelato dove era nascosto il pugnale di Olialcon. Ma loro, anche se non sapevano come usare le armi, non vollero confessare e tacquero. E così fui costretto a ucciderli. Se i Poseidoni non avessero devastato i mari, i tritoni non vi avrebbero mai attaccato. Siete stati voi a commettere quel genocidio. Non abbiamo finito. Per completare l'opera devo uccidere te. Non ci riuscirai! Il potere di quel pugnale è davvero terribile se guardo quella luce. Mi sembra come se la mia vita mi venga strappata dal petto. Supremo Poseidone, Torito! L'hai ucciso, Gelpes! Ecco, io, lui... Osi venire qui senza averlo ucciso, idiota! Capitemi, sire, solo il leggero riverbero del pugnale di Olialcon che lui tiene tra le mani è troppo forte per me! Il pugnale di Olialcon? Dunque lui l'ha portato con sé? Sì! Mobilita tutte le forze rimaste nella reggia e uccidete Toriton! Sì, sire! Volete veramente che io uccida Toriton? Non ti sarai già dimenticato che sono stato io a darti la vita se non obbedissi subito ai miei ordini, Gelpes. Lo farò, sire, lo farò. Ucciderò Toriton se ne sarò capace. Vado. Ferma, Toriton, è il tuo pugnale. Con la reggia di Poseidone. Ci siamo. Ci incontriamo, Toriton. Infatti. Ascolta ciò che ti dico. Rimetti nel fodero il pugnale di Olialcon. Che cosa? Se non metti subito via quel pugnale, accadrà qualcosa di veramente tremendo. Io non ho paura. Ascolta, per un ragazzo come te è difficile capire quale magia sia contenuta nel pugnale di Olialcon. Il suo potere è molto più grande e pericoloso di quello che dice la leggenda dei tritoni. Certo, Poseidone, è il potere che ti vincerà, quello della giustizia. No, ragazzo, non è questo il suo potere. Olialcon è solo capace di distruggere ogni cosa. Mettilo via, Toriton. Rimetti quel pugnale nel suo fodero. Ascolta ciò che ti dico. Non ti avvicinare a me tenendo il pugnale fra le tue mani. Non venirmi vicino. Se lo farai, questo immenso simulacro di Poseidone libererà tutta la sua forza e commetterà immense nefandezze e distruzioni. Stammi lontano, Toriton. Tieni Olialcon lontano da me. Che cosa?
Che cosa significano queste parole? Se la statua di Poseidone si muove di un altro centimetro, noi verremo totalmente distrutti. È la luce del tuo pugnale che fa muovere questo simulacro. Che cosa? Toriton! Attento, guarda! E il pugnale di Orialcon nella mia reggia, non dovevi estrarlo, Toriton! Toriton, i Poseidoni moriranno maledicendo te e il tuo pugnale. Non è possibile che sia la statua a parlare. No, non può essere lei. Giustracchi, chi sta parlando allora? Vuoi mettere via il pugnale? Ha detto che la statua non si muoverà più se rincodererò il pugnale. E tu credi davvero a quelle parole? Oh! Fermati ora. Hai visto? Si è fermata. Chi è colui che comanda la statua e la fa muovere, Luca? Ecco, vedi, questo era il piedistallo della statua. Sono sicuro che qui sotto ci deve essere qualcuno. Non andarci, Toriton. La battaglia non è ancora finita. E non finirà fino a che non riusciremo a scoprire il segreto di Poseidone. Ci deve essere qualcuno nascosto qua sotto che dà la voce a quella statua. Toriton! Non andare laggiù, è pericoloso! Toriton! Cosa? Una città sommersa. Sotto la statua di Poseidone c'era un'intera città. Degli esseri umani. Voce di Poseidone. Guardati attorno, questa distruzione è opera tua. La statua di Poseidone ci separava dalle acque inquinate. Noi potevamo vivere soltanto qui, ma tu hai fatto muovere la statua e i germi del mare superiore ci hanno ucciso. La mia voce ti giunge da questa conchiglia. Da essa avrai le spiegazioni che cerchi da sempre. Conoscerai il mistero di Orialcon. Ma ascolta ciò che dico. Non estrarre il pugnale. Farai venire la statua fino a te. Spiegami come mai la statua vi proteggeva. Perché chiudeva il passaggio che tu hai usato per scendere qua giù. Impediva ai germi del mare superiore di penetrare tra di noi e di ucciderci. Io non volevo la morte di nessuno. Lo so, ma ormai è successo. Siamo stati noi a costringerti. Noi che abbiamo distrutto i tritoni solo per impossessarci del magico pugnale. Avete portato morte e distruzione in tutti gli oceani. Per paura, temevamo che avvenisse quello che infatti è successo. Che qualcuno estraesse Orialcon davanti al simulacro di Poseidone e lo facesse muovere. Che cosa succede? È la statua. La statua che scende qua giù attratta dal tuo pugnale. Ma ora voglio spiegarti. Cominciò tutto al tempo degli Atlantidi. Degli Atlantidi? Sì, quando un gruppo di scienziati appartenenti alla nostra razza scoprì il mistero del siero dell'immortalità. Il siero dell'immortalità, dici? E cosa successe dopo? Gli scienziati e altri di noi si isolarono
acqua sotto, coprendo l'ingresso con una gigantesca statua che poteva venir mossa solo dal pugnale di Olialco. Ma poco prima che Atlantide sprofondasse in mare, il magico pugnale ci fu sottratto. Uno degli Atlantidi mortali, cioè un tritone, che lo portò via per poterci ricattare e ottenere anche per la sua gente il dono meraviglioso dell'immortalità. Allora, sia i Poseidoni che i tritoni appartengono alla stessa razza e hanno combattuto tra fratelli. È vero, Torito. E anche tu hai lottato per uccidere i Poseidoni sopravvissuti. Non è così. Io ho lottato per la pace nei mari contro la vostra malvagità. Hai ragione, è la nostra ambizione che ci ha uccisi. Il nostro egoismo nel tenere per noi un dono che poteva essere di tutti. Certo, è questo. Ora devi fermare la statua, Toriton, fermala. Usa il tuo magico pugnale contro di lei. Sappi che se riuscirai a colpire quel simulacro con Olialcon, i loro due poteri si annulleranno. Come fare? Non riuscirò mai a colpirla! Ferma la torre! No! La pace è in tutti gli oceani. Irogaru umi no kanata kara, nani ga
僕旅立つ人。